tutti gli anni è così. Arrivano le feste e non so che regalo fare. Ma quest'anno ho scoperto che nello showroom di Giancarlo Maggi a Casteggio ci sono migliaia di calzature di grandi marche per uomo, donna e bambino. Stile, comodità, qualità e prezzi vantaggiosi. In via Gramsci 18 a Casteggio, Maggi Calzature. Scarpe per tutti o quasi. Terzo giorno di blocco del traffico a Pavia, nonché ultimo giorno, qui a Voghera non è stato fatto nulla. Lei avrebbe apprezzato se il comune avesse scelto di bloccare il traffico anche nella nostra città oppure no? Potrebbe essere utile, ma perché comunque in settimana a Voghera c'è abbastanza traffico, però secondo me tanto inquinamento deriva dalle fabbriche che abbiamo qua attorno, non tanto dalle macchine che circolano, così come è successo a Pavia. Cioè, la più grande fonte di inquinamento deriva dalle fabbriche, sì dalle macchine, però secondo me non sarebbe sufficiente solo quello. Quindi non sei scontenta del fatto che qui a Voghera non sia stata fatta questo tipo di scelta? No, non è che non sono scontenta, secondo me sarebbe meglio, cioè sia adesso perché siamo sotto le feste, quindi sia per i pedoni che per le altre persone circolanti, sia per ridurre un po' l'inquinamento, però dovrebbero essere prese misure su largo territorio, non solo localizzato in grandi città. Tu guidi, sei automobilista? Sì, io sono automobilista, a me la macchina serve per andare a lavorare, quindi... Però accetteresti comunque questo tipo di cosa? Sì. Contento. Le avrebbe fatto piacere il blocco del traffico a Voghera, come mai? È perché c'è stato troppo smog, troppa polvere in giro, troppa immondizia. Mi piacerebbe la città più pulita. Quindi pensa che il blocco del traffico possa contribuire a salvaguardare l'ambiente e la nostra aria che respiriamo? È naturale. Lei è automobilista? Sì. E se dovesse utilizzare l'auto proprio nei giorni del blocco del traffico, si arrabbierebbe oppure accetterebbe la cosa con piacere? Io cerco di non utilizzarla la macchina, sono il primo che non la utilizzo. Preferisce spostarsi in quale modo allora? A piedi, oppure in bicicletta. E lo fa proprio per questo motivo, perché non vuole utilizzare troppo l'auto e non vuole inquinare. Voglio inquinare, voglio la città pulita. Poi un'altra cosa che vorrei avere è che chi porta i cani di usare veramente la paletta, che la paletta la usano in pochi, specialmente sui giardini che c'è un sacco di cacca, un sacco di rumente, un sacco di porcheria. Sì, un appello insomma al fatto che i cittadini siano civili alla fine, no? E che tengano pulita la città, no? Naturale, la colpa ricade sempre sui cittadini, che non siamo educati, abbiamo poca educazione. Secondo lei è colpa dei cittadini oppure spetta qualcun altro? Ai cittadini. Certamente sì. Come mai? Perché io vedo che Voghera, confronto Milano, sia una città un po' trasandata. E questo mi dispiace molto, veramente. Gente abbandonata, non sente il Natale, molto triste. Cosa che io a Milano vedo con le stesse cose. E il mondo sta cambiando in tutto. E si cresce molto. Quindi crede che Voghera non stia crescendo insieme alle altre città in qualche modo? Certamente, quello sì.